7 dicembre 1941 il Giappone attacca la base navale americana di Pearl Harbor nelle Hawaii. Si spezza definitivamente il legame diplomatico tra i due paesi, un fatto che avviene dopo il fallimento dei negoziati tra Giappone e Stati Uniti a causa di idee divergenti dei due paesi sugli interessi in Cina. I danni per le forze statunitensi sono pesantissimi, distrutti 188 aerei e 5 corazzate e danneggiati 10 navi tra corazzate, cacciatorpediniere e incrociatori. L'attacco, conosciuto con il nome in codice di Operazione Z, farà parlare il presidente Franklin Delano Roosevelt di giorno dell'infamia. Porteranno gli Stati Uniti a dichiarare guerra all'impero giapponese e a entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Meno di 4 anni più tardi il Giappone sarà sconfitto e l'umanità purtroppo assisterà agli effetti devastanti della bomba atomica, determinando la vittoria degli alleati sui paesi dell'asse.